Andiamo avanti con l'oggetto numero 155, dichiarazioni Presidente Commissione Sanità Regionale, oggettiva crisi cronica della struttura dell'ospedale Santa Maria di Terni, entro l'anno la prima pietra del nuovo super ospedale Umbria Sud, informazioni della Giunta Regionale al riguardo. Consigliere Liberati, prego. Allora, grazie, grazie Presidente. Sapete qual è l'unico ospedale ad alta specializzazione dell'Umbria con le toppe? Sapete qual è l'unico ospedale ad alta specializzazione dell'Umbria senza certificato di protezione antincendio o incendio? Ovviamente è quello di Terni. Non lo dichiariamo noi, siamo andati dai Vigili del Fuoco, siamo andati dal Comandante dei Vigili del Fuoco e abbiamo accertato che forse entro il 2024-2025 arriverà il certificato. Delle toppe non abbiamo parlato noi, il fatto che quell'ospedale va avanti con le toppe. Ne ha parlato il Presidente della Commissione Sanità dell'Umbria, collega Attilio Solinas, il quale ha affermato che ha un elevato giudizio, come noi, della struttura, che però ricordo essere molto vecchia. Si può mettere a posto e anche molto bene, ma è come mettere delle toppe. È il caso di riaprire un ragionamento sull'ipotesi di realizzare una struttura nuova, magari anche fuori dal centro cittadino. Allora, questa è una novità. Finalmente viene riconosciuto il problema cronico, strutturale di questo nosocomio, che non è irrilevante, perché ha a che fare naturalmente anche con la qualità del servizio offerto ai cittadini. Siamo andati avanti con le toppe, si è sbagliato, è evidente, nella programmazione c'è stato un errore clamoroso, ma io voglio andare oltre e pensare che un ospedale di quella struttura costi tra 250 e 300 milioni orientativamente e che la regione, l'azienda, si potrebbe indebitare oppure far luogo alla compartecipazione coi fondi per l'edilizia sanitaria, diciamo che sono 100.000 cittadini, in realtà sono molti di più coloro che vengono serviti, se fossero solo 100.000 sono 60 euro all'anno per ogni cittadino, per 50 anni. Ma è vero che non ce lo possiamo permettere un nuovo ospedale, una nuova struttura a servizio, un super ospedale, a servizio dell'Umbria Sud? No, non è vero. Quindi io mi aspetto oggi che anche alla luce delle prese di posizione dei colleghi della Commissione Sanità e del Presidente in particolare, che oggi finalmente si ammetta il problema, si vada oltre quella struttura ha raggiunto ormai 50 anni e la vita utile è compiuta, non lo diciamo noi ma lo dicono le norme tecniche di costruzione uscite nel 2008 col DM 14, del 14 gennaio, lo dicono i modelli operativi di assistenza che cambiano, la durabilità dei materiali utilizzati. La vita media in un ospedale non deve superare il mezzo secolo. Consigliere, quindi, tempo. Quindi quando, grazie Presidente, quando l'edificio necessita di significative trasformazioni funzionali per cui il valore di investimento tende a coincidere con il valore di ricostruzione, l'ospedale va ricostruito ex novo. Allora è il momento, io mi aspetto che lei ci dica quando verrà posata la prima pietra, perché io sto qui non per prendere lo stipendio ma per rendere servizi ai cittadini dell'intera Umbria, l'altra volta abbiamo parlato di Città della Pieve. Sto qui per arrivare alla fine del mandato con voi, in collaborazione tra tutti noi, che ci dite sì, la prima pietra arriverà entro quest'anno, arriverà entro il 2020, arriverà con una tempistica precisa, vanno acquisite le aree, vanno effettuate le trasformazioni urbanistiche e quindi vanno serviti anche quei cittadini dell'Umbria meridionale in modo corretto, in modo adeguato rispetto ai tempi, rispetto alle regole. Grazie. Per favore con i tempi, però avete già esaurito tutto il vostro tempo a disposizione. Prego, caro Assessore. Allora, l'interrogazione, per carità, parte da una affermazione non del sottoscritto, ma dalla Presidente della Terza Commissione. Credo anche, in certi versi, non voleva rappresentare, per quanto l'ho letta, l'ho compresa, una situazione di fatiscenza di un presidio ospedaliero, nel caso specifico del presidio ospedaliero dell'azienda di Terni. E questo è suffragato anche da alcuni elementi, ne dico due, semplicemente solo per far capire
quanto la struttura nella sua interezza, struttura come bene materiale ma anche organizzazione e professionisti presenti, siano in grado di garantire qualità delle prestazioni a favore dei cittadini. Proprio oggi c'è una trasmissione in diretta, un intervento in diffusione mondiale di un intervento che viene realizzato ad esempio all'azienda ospedaliera di Terni. Non solo, l'azienda ospedaliera di Terni è una del presidio ospedaliero che ha la maggiore percentuale di mobilità extraregionale, cioè significa che cittadini non umbri che non risiedono all'interno del territorio regionale vengono a curarsi all'interno di quel presidio. Bene, la percentuale media di attività è di oltre il 20%, cioè prestazioni che vengono fatte a favore dei cittadini del Lazio, dell'Abruzzo, delle Marche e delle altre regioni, proprio a certificare la qualità delle prestazioni che vengono svolte in quel presidio. Non solo, l'altra imprecisione è quella del CPI, cioè il certificato di prevenzione incendi, nel senso che il CPI è stato l'attività, o meglio tutto l'intervento che è stato realizzato all'interno del presidio ospedaliero di Terni è stato è praticamente vigente, è stato realizzato all'interno del decreto ministeriale del 2002. Sono stati realizzati 21 progetti di prevenzione incendi, di cui due afferenti all'intero complesso ospedaliero, mentre i restanti 19 attengono a singole opere di ristrutturazione. Nel particolare, nel 2010 sono state presentate le due pratiche di prevenzione incendi riguardanti l'intero complesso ospedaliero, in merito alle quali il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Terni ha rilasciato il parere di conformità favorevole in data 23 novembre 2010 ed un successivo parere di conformità sempre favorevole in data 20 luglio 2011. Non le sto a elencare gli successivi 19 atti perché sarebbe eccessivamente tecnico, ma le confermo che ci sono ulteriori attività. Nel frattempo il DM 19 marzo 2015, che definisce puntualmente l'aggiornamento alla regola tecnica di prevenzione incendi, stabilisce che l'adeguamento delle strutture sanitarie deve avvenire attraverso procedure, attraverso un iter temporale scandito ben definito, che parte dal 2016 fino al 2025. Praticamente alla luce del decreto ministeriale 2015, tutte le progettazioni sono state integrate, aggiornate alle nuove disposizioni in un'unica pratica che è stata inviata in data 7 settembre 2017 e ha ottenuto anche in questo caso il parere di conformità favorevole. Per quanto riguarda i lavori sono stati eseguiti e sono in corso i lavori di antincendio degli elevatori, del CPI, degli impianti elettrici del primo lotto, che richiedono interventi che richiedono 3.600.000 euro, e un secondo lotto di natura impiantistica è in fase invece di attivazione, e per esso è stata ultimata la progettazione di fattibilità tecnico ed economica, e questi lavori richiederanno un intervento di circa 6.311.000 euro. Questo è quello che abbiamo speso in questi anni e che spenderemo in questi anni per rendere ancora più sicuro, più funzionale, più efficiente, più efficace la struttura ospedaliera di Terni. Così come, per far capire, abbiamo di fatto nell'azienda ospedaliera, lo abbiamo fatto questi interventi anche negli anni passati, che ammontano a in totale per un complessivo di 22 milioni
di interventi. Ulteriori 23 milioni sono stati finalizzati all'ammodernamento tecnologico, manutenzione straordinaria e messa a norma dell'immobile che le ho citato. Sono tutti interventi che renderanno funzionale, ancora più funzionale, l'intervento sul complessivo sull'azienda ospedaliera di Terni. Le cifre che lei ha detto, guardi, cadono proprio dal pero, insomma, sono prive di alcun fondamento scientifico e tecnico, perché un ospedale, come lei definisce, che si può, se ho ben capito, realizzare con soli 150 milioni, quanti? 300 milioni, allora ho capito male, c'è troppo brusio, non credo che sia... Fiorini, lei il pagliaccio lo faccia da un'altra parte, glielo dico proprio. Fiorini, metta giù quel cartello, il per cortesia. Nei miei confronti, colleghi, per nei favore, miei confronti il pagliaccio lo faccia da un'altra parte. Io resti, mi prego, casa, di avere il rispetto il di quest'aula. Per favore, metta, capito, giù quel cartello, consigliere Fiorini. Io le sto rispondendo, con i numeri. E siccome da uomo di che quei numeri qualcosa ne conosce, le sto rispondendo coi numeri oggettivi, obiettivi. Questi sono: se siete capaci di fare un intervento e poi far passare un'interrogazione quando posa la prima pietra nel corso dell'anno 2018, chi mai l'ha detto? Chi mai l'ha detto di fare una cosa? Per carità, sappiamo bene che il presidio ospedaliero di Terni all'interno della rete emergenza urgenza è probabilmente della nostra regione il presidio ospedaliero che ha un'anzianità più elevata, ma sappiamo bene che anche gli interventi di riqualificazione che abbiamo messo in atto hanno dato opportunità e hanno dato garanzie al presidio stesso e all'attività che viene esercitata in quel presidio. I numeri che ho citato sono numeri di tutta evidenza che certificano la qualità delle prestazioni che viene lì realizzata. L'intervento che andremo a fare sull'ospedale di Narnia Melia è un intervento che va letto in una logica di integrazione stringente con il presidio ospedaliero di Terni. Perché? Perché nell'attività di Narnia Melia, il cui costo è di quasi 60 milioni, lì saranno indirizzate le attività a media e bassa complessità, lasciando spazio e lasciando operatività alla elevata complessità, come deve essere, per il presidio ospedaliero di Terni. Ripeto, presidio ospedaliero che è stato destinatario di interventi precisi, finanziati in parte in autofinanziamento, in parte con utilizzo di fondi a destinazione vincolata, ma è chiaro che noi vogliamo far passare questo messaggio, che quella presidio è un presidio dove le prestazioni vengono svolte e sono svolte di assoluta qualità in un luogo sicuro, e stiamo recuperando e stiamo attuando nei tempi concessi dalla normativa, dal DM citato del 2015, tutti gli interventi di riqualificazione strettamente ritenuti necessari. Bene, allora è evidente che non possiamo impegnare con un quarto d'ora per ciascuna interrogazione. Faccio solo una raccomandazione. Grazie, quando fate domande di questa portata, avete lo strumento delle richieste scritte che consentono agli assessori di dare delle risposte ampie e qualificate. Ecco, io vi prego veramente di non abusare, perché sono ormai 3 anni che andiamo avanti con questo sistema, domande che implicano risposte molto lunghe e che in qualche maniera stanno stravolgendo il senso del question time, che deve risolversi per sua regola nei 5 minuti. Quindi prego replichi, ma andremo a 20. Scusi Presidente, io non ho parlato 8 minuti, ha parlato il mio interlocutore 8 minuti, che tra l'altro si è messo a discutere con un collega, potevamo evitarlo. Quelle sono state ora, una frazione capisco, di secondo, prego, tutto. Prego. Allora, io vorrei dire all'assessore che lei è smentito da il comunicato stampa dell'azienda ospedale Santa Maria, che rassicurando cittadini utenti sul fatto che l'ospedale di Ternano è pienamente fruibile e utilizzabile, il piano di adeguamento per conseguire il CP, lo dice l'azienda ospedaliera, sta procedendo, è al 70%, quindi il CP non ce l'ha, non ce l'ha. Allora le bugie o questa forma, diciamo, capziosa, io non le posso accettare,
non soltanto perché diciamo arrivo da una, scusi Presidente, da una comunità che ha avuto ampiamente sottratti diritti alimentari, diritti economici, e non vorrei che fossero anche quelli sanitari in gioco. Lei mi dice c'è ci sono tanti che vengono dal Lazio, certo, ce ne potranno essere molti di più se voi non provvedete sui posti letto, perché intanto le barelle tra poco le mettono a Castello, come i letti a Castello, cioè lì non ci si entra. Io chiedo che voi programmiate quanto prima un nuovo ospedale, è inevitabile, prima lo facciamo e prima evitiamo queste discussioni assurde. Dovete chiedere la compartecipazione per l'edilizia sanitaria e aiutare quella parte dell'Umbria. Grazie. Bene, andiamo avanti. Oggetto numero 152. Chiarimenti urgenti sul futuro dei lavoratori della ex Novelli. Ad interrogare l'assessore Pavarelli e il consigliere Squarta. Prego. Grazie Presidente. Sì, adesso riporto i passaggi che negli ultimi mesi hanno interessato gli stabilimenti dell'ex Novelli, come abbiamo appreso tutto dagli organi di stampa, quindi chiediamo anche all'assessore il riscontro. Il 22 dicembre il Tribunale di Castrovilla ha riaggiudicato inammissibile la proposta di concordato presentata da Alimenti Italiani ex Novelli e conseguentemente ha dichiarato il fallimento della società della famiglia Greco, che al prezzo simbolico di un euro aveva acquisito a dicembre 2016 tutti gli asset del gruppo Novelli, al termine di un'operazione avallata dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalle istituzioni locali, ma non dai soci storici, che al tavolo di Roma avevano invano insistito per avere maggiori garanzie sul futuro dell'industria alimentare. Con il provvedimento i giudici hanno autorizzato la continuazione temporanea dell'attività di impresa fino al 22 dicembre 2018, affidandola ai curatori. Il 7 febbraio 2017, 21 giorni prima che venisse depositata la domanda di concordato preventivo e appena un mese e mezzo dopo l'acquisizione degli asset, Alimenti Italiani ha proceduto allo scorporo di fattorie, Breo Agricola e Cantine Novelli, trasferendone ad altra società sempre in capo al gruppo Igreco. Nei giorni scorsi il GIP di Castrovillari avrebbe rilevato che l'operazione lasciava i creditori di Alimenti Italiani privi di garanzie, perché con il trasferimento Alimenti Italiani restava completamente priva di beni e avrebbe di conseguenza disposto il sequestro preventivo delle società agricole scorporate da Alimenti Italiani. Questo è quello che abbiamo appreso dalla stampa. Atteso che in questo contesto di eventi, che ha investito direttamente i lavoratori degli stabilimenti ex Novelli di Spoleto, Amelia e Terni, il futuro degli stessi appare ad oggi quanto mai incerto e rende necessario al più presto un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico per valutare, alla luce della procedura fallimentare e del sequestro preventivo, lo scenario che si aprirà per i lavoratori quei prossimi mesi, posto che il termine della procedura fallimentare è fissato al 22 dicembre 2018. Tutto ciò premesso, interrogo l'assessore per conoscere quali azioni intenda mettere in campo, attivandosi presso il Ministero affinché il 22 dicembre 2018, termine della procedura fallimentare dell'Alimenti Italiana, non segni la fine di una realtà produttiva che conta oggi circa 500 dipendenti e che finirebbe di mettere in ginocchio un territorio che già oggi ricade nell'area di crisi complessa. Prego, assessore Pavarelli. Ma come è noto, il gruppo della ex Novelli occupava ed occupa 400 dipendenti, di cui circa 300 in Umbria, per attività legate alla panificazione, alla produzione e alla commercializzazione delle uova, mangificio, eccetera, eccetera. Il gruppo, che faceva riferimento ad un holding familiare e a una capogruppo operativa, negli anni di massima operatività fatturava 120 milioni di euro. La totale internalizzazione di ogni fase del processo produttivo, che è stato un punto di forza negli anni precedenti alla crisi, si è rivelata negli anni delle crisi un elemento di debolezza, in virtù della quale la rigidità dell'organizzazione non ha consentito di intervenire sui fattori di costo della produzione. E quindi si è instaurata, a seguito della crisi e dell'avvertenza aperta, un tavolo presso il Ministero dello Sviluppo Economico, riconoscendo, proprio perché l'avvertenza incideva su più regioni e sia per le dimensioni del gruppo, c'è stato un intervento direttamente coordinato dal Ministero, attraverso il quale si è passati il concordato con riserva, la nomina da parte della holding di controllo di un nuovo CDA composto da esperti finanziari e del settore. Il piano di asseverato di ristrutturazione aziendale presentato al Tribunale, approvato dai creditori per tutto il periodo operatività, ha garantito la continuità produttiva
nelle produzioni, esternalizzando la rete dei servizi, vendendo alcuni asset della società, e praticamente ha salvaguardato fino a un certo punto in toto l'occupazione. L'obiettivo finale del piano è stato quello sempre di addivenire a una cessione dell'intero perimetro aziendale, quindi dell'intera azienda su base nazionale. Dentro questo quadro di riferimento sono state sviluppate da parte del CDA le azioni utili o che si ritenevano tali da loro a tal fine. Fermo restando che ogni azione in relazione agli assetti proprietari ovviamente è nella disponibilità dei soggetti deputati, è chiaro che lo stato di sofferenza economica e finanziaria, così come rappresentato dal CDA e facilmente riscontrabile anche dai bilanci del gruppo, rendevano non procrastinabile, appena del concreto rischio di imminente fallimento, la cessione degli asset aziendali. In questo quadro il CDA ha presentato e prospettato al Ministero e a tutte le regioni, ai sindacati, alle parti sociali presenti, il fatto che il 22 dicembre 2016, il fatto che esisteva una sola proposta di cessione, di acquisizione dell'intero perimetro aziendale con i requisiti necessari, a detta del CDA, a garantire la continuità aziendale e la valorizzazione degli asset. E così vi è stata il 22 dicembre, come ricordava il consigliere, 2016, la cessione di tutte le attività e passività a una società del gruppo Igregola Alimenti Italiani, a presentare da parte di quest'ultima domanda presso il Tribunale di Castrovillari il 24 febbraio 2017 del concordato preventivo. Come rilevabile dal verbale del MISE del 22 dicembre 2016, tutte le istituzioni presenti e le organizzazioni sindacali valutarono, diciamo, questo aspetto, questa offerta, come l'unica offerta possibile che racchiudesse quel perimetro e quelle condizioni che erano state dettate da tutte le parti sociali. Il passaggio della gestione in capo al nuovo management ha condotto il MISE alla sottoscrizione del 13 aprile di un accordo avendo ad oggetto la realizzazione del piano industriale presentato. Con l'accordo di aprile la Regione dichiarò allora la disponibilità a supportare con la strumentazione disponibile, nel quadro e nel rispetto delle previsioni giuridiche e amministrative, iniziative specifiche di politiche attive del lavoro nei confronti di 44 lavoratori fruitori di cassa integrazione straordinaria nell'ambito dell'area di crisi complessa con i quali stiamo operando. Al programma di politica attiva è stata data piena operatività nella seduta del 17 maggio 2017 da parte della Giunta regionale, con un pacchetto integrato di azioni quali l'orientamento di base specialistico, la formazione individualizzata, l'attivazione di tirocini, l'erogazione di incentivi alla rioccupazione volta a favorire l'incremento dell'occupabilità e la possibilità di ricollocare i lavoratori in altre realtà del territorio della provincia di Terni o territori limitrofi. E diciamo, questo progetto sta continuando e siamo ottimisti sul fatto che ci consentirà la riallocazione di buona parte dei lavoratori, che daranno la loro disponibilità ovviamente ad essere ricollocati. Il 22 dicembre 2017 il Tribunale di Castrovillari ha dichiarato inammissibile la proposta di concordato preventivo depositata dalle Alimenti Italiani, decretandone il relativo fallimento e nominando i curatori della procedura fallimentare, autorizzando nel contempo la prosecuzione temporanea dell'attività fino al 22 dicembre 2018, come ricordava l'interrogante. I curatori con la quale la Regione è in contatto ad oggi stanno da una parte garantendo l'operatività del gruppo e dall'altra raccogliendo richieste di informazioni, alcune delle quali nel breve potrebbero tramutarsi in manifestazioni di interesse da parte di imprese interessate ad una eventuale acquisizione. È di ogni evidenza che in questa fase la gestione della procedura è nelle mani e nella disponibilità della curatela sulla base delle procedure previste dal diritto fallimentare. È altrettanto evidente però che la Regione, consigliere Squarta, nel pieno rispetto delle competenze dei soggetti deputati, svolgerà un'opera attenta perché si creino le migliori condizioni affinché la cessione dell'azienda avvenga in un quadro che garantisca nel miglior modo possibile la continuità produttiva e l'occupazione, sollecitando in primis il Ministero, e io l'ho fatto in queste ore, a riconvocare il tavolo nazionale per aggiornare, diciamo, lo stato di fatto e la situazione e garantire il monitoraggio costante dell'evoluzione da qui a dicembre dopo la dichiarazione di fallimento di Alimenti Italiani. Ovviamente, diciamo, non siamo più né in questa fase, siamo in una fase successiva in cui penso che la Regione Umbria
debba fare in questo contesto e dovrà fare gli interessi esclusivi per quello che gli compete della Regione Umbria e delle realtà e dei siti produttivi presenti nella nostra regione, che sono siti produttivi che possono essere valorizzati e garantire l'occupabilità che oggi danno e anche il loro sviluppo. Bene, prego per la replica. No, non c'è bisogno. Allora torniamo indietro e riprendiamo dalle interrogazioni dell'assessore Cecchini, che intanto ci ha raggiunti. E l'oggetto è il numero 143 del consigliere Ricci, procedimento via opere di difesa idraulica in Bastia Umbria, verifica dei tempi delle autorizzazioni amministrative in atto. Prego consigliere Ricci. Grazie signor Presidente dell'Assemblea Legislativa, quella che presento con atto 1522 è una interrogazione propositiva sul tema più complessivo delle aree esondabili in Umbria e su quello più particolare della procedura via valutazione impatto ambientale inerente le opere di difesa idraulica del fiume Tescio sino alla correlazione paesaggistico-ambientale unitamente alla intersezione con il fiume Chiascio. Quindi queste opere di difesa idraulica si riferiscono al fiume Tescio sino alla intersezione, alla confluenza con il fiume Chiascio. Riguardano il comune di Bastia Umbra, ma più in generale tali opere sono importanti per l'intero quadro comprensoriale ed è per questo che intendo in forma propositiva sollecitare l'attenzione sulla procedura e sui rispettivi pareri, la cui attività istruttoria nel quadro degli uffici preposti della Regione Umbria inizia recentemente nell'ottobre 2017, ma tale procedura è importante perché determinerà la realizzazione del sottopasso in via Roma a Bastia Umbra, teso tale sottopasso a superare la linea ferroviaria che ora viene attraversata a raso in un quadro centrale di un comune importante con i disagi che ovviamente si possono immaginare e che si riverberano nel quadro della viabilità nell'intero comprensorio, come già sottolineato. Per questo che si chiede lo stato del procedimento complessivo che ho appena delineato in sintesi e anche si enuclea verso la Giunta regionale e l'assessore con delega, oltre che gli uffici preposti, una sollecita attenzione per quanto sarà possibile per tale procedimento in atto, affinché tale opera strategica importante per l'intero comprensorio possa essere in tempi rapidi attivata come inizio lavori e successivamente completata. Grazie. Prego assessore Cecchini. Sì. Ma ringrazio il consigliere Ricci per l'interrogazione, che dà anche modo di dire che dopo il lavoro, quello necessario da parte degli uffici, la verifica, quindi la via, si è conclusa il 2 di febbraio e tutto quello che contiene la via è tra l'altro consultabile, scaricabile dal sito web della Regione Umbria, settore ambiente, e naturalmente una verifica che tiene conto sia delle esigenze di apportare una modifica sostanziale alla logistica del territorio interessato, sia di quella salvaguardia ambientale che sta alla base di qualsiasi procedimento appunto che si interconnette con le procedure via previste dalla normativa vigente. Sì, prego consigliere Ricci. Sì, grazie Presidente dell'Assemblea Legislativa, ringrazio l'assessore con delega e gli uffici preposti che in tempi significativamente brevi hanno dato corso a tale procedimento che, ripeto, mi auguro anche con la collaborazione degli uffici
della Regione Umbria potrà determinare una tempistica rapida di attuazione di un'opera importante e strategica per l'intero comprensorio, oltre che per il comune di Bastia Umbra. Grazie.